Qualunque sia l'origine del nome, siamo tutti d'accordo nell'affermare che il Mar Rosso è straordinario sotto innumerevoli punti di vista. Per me e per molti subacquei, soprattutto italiani ed europei, il Mar Rosso è sinonimo di immersioni subacquee emozionanti, coloratissime, ricche di vita e di sorprese, simbolo incontrastato del reef per eccellenza. Con barriere coralline e giardini di corallo, popolati da una fauna marina di straordinaria bellezza, acque trasparenti e calde, coralli meravigliosi e sole tropicale tutto l'anno. Proprio per la sua ricchezza faunistica e la bellezza dei suoi fondali è stato definito dagli arabi il giardino di Allah. In tempi più recenti, il comandante Cousteau, pioniere delle immersioni subacquee, nel 1955 fece qui la sua prima grande spedizione scientifica con la nave Calypso e definì il Mar Rosso il corridoio delle meraviglie. Il Mar Rosso è caratterizzato da un imponente sviluppo della barriera madreporica che si estende su una superficie totale di circa 18.000 km quadrati. La superficie delle barriere coralline situate nella parte egiziana di questo mare è di ben 3.800 km quadrati e, a oggi, risulta interamente protetta dal governo egiziano che, fin dal 1983, ha istituito parchi nazionali per conservare un ecosistema unico al mondo. Il Mar Rosso presenta una varietà infinita di coralli e di altri elementi viventi, gorgonie, coralli duri e coralli molli, acropore, spugne, anemoni e alghe dai colori sfavillanti contribuiscono alla varietà di forme e colori tipici del Mar Rosso. Il tratto di mare a nord è costellato di reef e fino a qualche anno fa, in assenza di strumentazioni efficienti, la navigazione risultava difficile e a volte anche fatale. Infatti, sparsi qua e là tra i reef, giacciono nei fondali diversi relitti. Uno di essi, il più famoso, è il Thistle Gorm. Varato il 5 aprile del 1940, era stato dapprima utilizzato sulle rotte verso l'America, compiendo diversi viaggi di rifornimento nel quadro della legge detta affitti e prestiti. Nel 1941, un grande convoglio lascia l'Inghilterra verso il Nord Africa. Dopo il consueto scalo tecnico a Città del Capo, il convoglio si ferma presso il reef di Shab Ali, perché la Royal Navy deve effettuare operazioni di sminamento nel canale di Suez. La notte tra il 5 e il 6 ottobre, un gruppo di bombardieri tedeschi decollati dall'isola di Creta attaccano il convoglio. Il Thistle Gorm viene colpito da un'unica bomba sulla stiva numero 4, dove erano immagazzinati esplosivi, munizioni per obici da campo, fucili, stivali di gomma. Si sviluppò un incendio e le munizioni presero ad esplodere e ben presto la nave si spezzò in due tronconi, inabissandosi rapidamente. Gli uomini a bordo ebbero comunque il tempo di abbandonare la nave, anche se si dovettero registrare 6 vittime tra l'equipaggio. L'immersione, date le particolari condizioni che spesso si verificano sul sito, forte corrente o scarsa visibilità, dovrebbe essere riservata a subacquei con esperienza e in possesso di un brevetto avanzato. Inspiegabile la presenza di Claudio. Normalmente la visita del relitto si effettua in due immersioni. La prima porta ad effettuare il giro dello scafo, dalla grande elica, profondità 33 metri, e la poppa armata con due pezzi antiaereo, fino alla prua, passando dalla cabina del capitano. Ancora intatta la vasca da bagno. Ci spostiamo sul ponte di prua, dove sono stivati due vagoni ferroviari e due dragamine. Due locomotive trasportate dal Thistle Gorm sono state scagliate dall'esplosione a diversi metri dal relitto. Interessante il grande argano dell'ancora, dove, seguendo la catena, si aggirano strane e sinistre figure inorganiche.
È evidente il grande interesse di Claudio. La seconda immersione, dopo un opportuno e appropriato intervallo di superficie, ci porta a penetrare le stive del relitto. Le stive 1 e 2 a prua sono occupate da una quantità di automobili Morris, autocarri Bedford, motociclette Triumph, pneumatici, generatori da campo, ricambi per aerei, brande, casse di fucili Lee Enfield MK3, stivali di gomma. Nella stiva 1, in basso, due Rolls-Royce blindate, i cui marchi sono stati asportati. La profondità massima che si raggiunge all'interno delle stive è di circa 25 metri. I computer sono un concerto di suoni. È ora di tornare in superficie. Ci ritroviamo a grappolo per la tappa di decompressione a 5 metri. Ma Claudio non c'è. Vediamo le sue bolle più giù. Lui la tappa la fa a 15 metri. E nessuno sa perché. Dalla mia esperienza posso dire che finora non ho trovato ancora nessun posto con fondali così stupendi in rapporto ad un insieme di condizioni come la visibilità, la temperatura dell'acqua, la trasparenza e la limpidezza del mare, la ricchezza faunistica. Oltre 1200 specie di pesci e 25 specie di madrepore e coralli molli vivono in questo splendido giardino sommerso. Le barriere del Mar Rosso sono fondamentalmente in buono stato e non sono state toccate dal fenomeno del rialzo termico delle acque oceaniche avvenuto nel 1998, che ha portato al danneggiamento di gran parte dei reef maldiviani. I reef caratteristici del Mar Rosso sono i classici tipi a frangente. Le barriere a frangente costeggiano la riva e si sviluppano verso il largo. Può essere presente una laguna interna, che può estendersi anche per un centinaio di metri ed essere fronteggiata da torrioni madreporici che si erigono dal fondo fino alla superficie del mare. La barriera corallina merita una minima spiegazione tecnico-scientifica per essere compresa, in quanto si tratta di un complesso ecosistema coloratissimo, ricco e vitale, nel quale coesistono diversi tipi di esseri viventi, ognuno con una precisa funzione. Essa, infatti, è il risultato dell'attività costruttrice di miliardi di organismi animali chiamati polipi corallini. Le formazioni madreporiche che ne risultano, apparse nella loro forma attuale circa 200 milioni di anni fa, hanno conosciuto fasi di enorme sviluppo o di quasi sparizione, col variare delle condizioni climatiche del pianeta. Uno dei principali oggetti di interesse del Mar Rosso è la spettacolare varietà della sua fauna marina. Nella barriera corallina vivono numerose specie di pesci che si cibano principalmente di polipi corallini, alghe e piccoli crostacei. Tra le specie più piccole ci sono i blennidi, le castagnole e in particolare gli antias, i comunissimi pesci rossi, fonte di straordinario colore per tutta la barriera corallina. Sono pesci molto visibili, nuotano in gruppo attorno alle madrepore, hanno colori vivaci che vanno dall'arancione al rosa. Hanno una particolarità. Ogni colonia è costituita da molte femmine e da un solo maschio dominante, il quale ha colori più accesi. Quando muore il maschio dominante, la femmina più vecchia prende il suo posto, cambiando sesso. A me piace tantissimo il contrasto del loro colore rosso-arancione con il giallo carico del corallo di fuoco e il blu intenso del mare, che fa da sfondo ad una fotografia subacquea ricca di colore e di vita. Nel Mar Rosso, poi, è estremamente facile incontrare i delfini. Qui vivono quattro specie di questi splendidi mammiferi, di cui due, tursiopi e stenelle, sono molto comuni. I tursiopi, qui presenti nella varietà, sono di grandi dimensioni. Possono raggiungere una lunghezza di 2,5 metri e vivono solitari o in piccoli gruppi.
Le stenelle sono più piccole e hanno il muso allungato. Vivono in branchi numerosi che possono anche superare i 200 individui. L'incontro con i delfini è sempre un'esperienza emozionante. È indescrivibile la gioia delle persone che accompagniamo in escursione mentre raccontano «Abbiamo fatto il bagno con i delfini!». Alcuni hanno letteralmente le lacrime agli occhi. In immersione, invece, qualcuno tenta di imitare l'azione di nuoto dei delfini per trattenerli ancora un po' con noi. Beh, il risultato è imbarazzante. Ma alla fine tutti esultano, ognuno a modo suo, dall'euforia strepitosa a quella andreottiana. Dal 1988, l'anno in cui ho cominciato a fare immersioni subacquee, sono stato in Mar Rosso tutti gli anni. Avevo deciso che quel posto magico avrebbe accompagnato per molti anni ancora la mia inesauribile voglia di Mar Rosso e del suo mondo sottomarino. Per tanti anni ho accompagnato, insegnato e condiviso con tanti subacquei le meraviglie sommerse, ma fra un reef e l'altro, diluiti in questi 20 anni, c'erano loro a fare bolle speciali, gli amici di sempre e i nuovi amici. Carletto, Claudio, Marco, Mauro, Paolo, Mario, Filippo, Corrado, Fabrizio e altri mille che hanno lasciato tante bolle sotto questo mare. Ricordo di aver fatto tanti briefing e di averne ascoltati altrettanti, ma si sa, ogni briefing è solubile in acqua, direttamente proporzionale alla profondità. Basta scendere appena sotto la superficie dell'acqua e ci si dimentica di tutto. Claudio, per esempio, ne è maestro. Notoriamente allergico a coralli e relitti, vive perennemente nel blu, sfruttando un invidiabile assetto neutro da far impallidire un'aquila di mare e sempre alla continua ricerca di squali, mante e qualsiasi forma animale che non sia corallo. E purché sia grande, molto grande, sognerebbe di vedere anche i sommergibili. Ricordo di averlo visto esultare alla vista di uno squalo balena, oppure appostato su di un balconcino di coralli per tutta l'immersione in attesa di pelagici, che a volte non pelagicavano. Un vero compagno di immersione che ti è sempre vicino. Mi dice sempre: «Ah, io non chiederei di essere uno squalo o un delfino. Mi accontenterei di essere uno scorfano, che è il pesce più brutto del mare, pur di ritrovarmi laggiù, a scherzare in quell'acqua». Era Elsa Morante nell'Isola di Arturo. E come si fa a non essere d'accordo? Ma questa è un'altra storia.